siamo con il vincitore assoluto del Rally Sparco che si conclude quest'oggi a Termini Imerese. Ciao Andrea, allora com'è andata la tua gara? Diciamo che sei riuscito veramente a giungere al podio e ad arrivare così al risultato sperato e tanto atteso. Sì, è stata veramente una gara intensa oggi, comunque ritmi sempre serrati, gli avversari veloci e siamo contenti del risultato. Chiaramente volevamo cercare di vincere per allungare il campionato, ce l'abbiamo fatta, una gara con 101 e mezzo, quindi molto importante. E devo ringraziare la squadra, FPF, Pirelli, SRL, il nostro entourage e tutte le persone che ci seguono e poi soprattutto il pubblico ciliano che è molto caloroso e qua anche tanti amici, dunque sono estremamente contento. Grazie, adesso quali saranno i tuoi prossimi appuntamenti? Il prossimo appuntamento sarà San Marino, una gara che sarà su terra fra un mese e dunque se cambierà fondo cerchiamo di essere insomma pronti anche lì per andare bene. Quindi oggi un bellissimo ricordo siciliano. Quali sono stati comunque i momenti comunque più adrenalinici? Ma un po' tutta la gara, come dicevo i ritmi sono sempre serrati e ci giochiamo le prove sul filo dei decimi, dunque da questa mattina a questa sera fino all'ultima prova è stato tutto molto intenso. Quindi pensi il momento decisivo che ti ha fatto giungere in finale? Abbiamo praticamente messo mattoncino su mattoncino da ieri e quindi è stata come una prestazione che è durata tutta la gara. Grazie, auguri, complimenti. Grazie. Ciao, facciamo una foto.